Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat e oggi andiamo a fare due semine in cassone, qui diciamo in letti rialzati. Facciamo una semina di lattuga brasiliana, quindi tutte bustine comprate. Lattuga brasiliana e poi andiamo a seminare le coste. Costa bieta a costa bieta verde a costa bianca. Prima andiamo a seminare la lattuga brasiliana e poi le coste. Ovviamente queste qua sono semine, ovviamente vediamo un attimo qua. Ovviamente questa insalata qui la seminiamo così poi la possiamo mangiare a taglio, oppure possiamo trapiantarla e fare il cespo. Adesso facciamo così, facciamo una semina medio fitta, quindi non troppo fitta, non troppo scarsa, ok? Ok, mettiamo ancora un po' di semente proprio sui bordi. Ok, e questa è la lattuga brasiliana, che in poche parole possiamo sia mangiarla a taglio, quindi insalatina da taglio, oppure trapiantarla e fare i cespi. Quindi poi vedremo. Ovviamente questo, adesso vi dico il terreno come l'ho preparato, cioè come ho riempito il cassone, perché ho fatto anche dei riempimenti in questi giorni passati, quindi vi dico tutto. Allora, cosa ho fatto qui? Nel frattempo in cui io sistemo tutto vi parlo. Allora qui cosa ho fatto? Qui ho fatto un riempimento, diciamo, molto semplice, quindi un riempimento, diciamo, con molto nutrimento, possiamo dire così. Perché? Allora voi mi domandate. Perché ho utilizzato humus di lombrico come base del cassone. Quindi humus di lombrico praticamente è praticamente il compost creato dai lombrichi, quindi dalla lombricompostiera come base, quindi praticamente molto 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 nutritiva, quindi molti elementi nutritivi. E poi in poche parole ho utilizzato sopra del compost. Le proporzioni non le ho neanche calcolate, però vi posso dire a grosse spanne quanto materiale usato, per capirci. Quindi prendiamo sempre il riferimento, quando io parlo, quei classici secchi da 14 litri, diciamo. Io ho utilizzato un secchio, qui ho utilizzato un secchio di mezzo secchio di humus di lombrico e un secchio di compost. Ovviamente se il pezzo è più grande fate voi, ecco, io faccio circa il riempimento del cassone, faccio mezzo cassone di humus di lombrico, mezzo cassone di compost, quindi praticamente il riempimento dovrebbe essere molto, l'elemento nutritivo dovrebbe essere molto completo, perché il compost ha il nutrimento e tutto quanto, quindi serve praticamente come letto di semina. Poi quando le radici affondano trovano l'humus di lombrico e là hanno nutrimento da mangiare all'infinito, mangiano bene il nutrimento, ecco. E qui abbiamo fatto, ho interrato un pochettino la semente, ovviamente non ho cercato di interrarla meglio possibile, poi bagneremo e bagnando praticamente compatteremo tutto il seme, quindi con l'acqua compatteremo tutto il seme, non schiaccio, non faccio niente. Adesso vi sposto la telecamera in diretta dall'altra parte per farvi vedere un attimino proprio per farvi vedere anche la semina delle coste, delle biete a costa, ovviamente. Che sono queste? Molto semplici. Scusate, passo davanti. Qui è stata fatta la stessa cosa, qui ho fatto il riempimento appena adesso. Ho utilizzato sempre, ovviamente, humus di lombrico e compost. Le proporzioni qua era un secchio di humus di lombrico e due secchi di compost come proporzione più o meno, e dopo ovviamente varia molto la quantità del terreno e via dicendo, ecco. Ovviamente se c'erano erbacce le ho estirpate, ma sempre lasciate sotto. Ho estirpato ovviamente le erbe più grandi, le ho tolte, ma tutte le erbette che nascevano le ho estirpate e lasciate sottoterra. Apriamo le nostre coste. Ovviamente ho fatto delle righette con questo attrezzo qua, con la forca vanga. Ho fatto praticamente le righette per andare a in poche parole ho fatto le righette per andare a fare in modo che il seme cada all'interno di un, come si chiama, che il seme cada all'interno di un, diciamo che sia già abbastanza interrato. Prendiamo
il seme della costa, guardate, prendiamo il seme della costa, della bieta a costa, ok? Ok, andiamo praticamente a fare una semina. Andiamo a fare una semina non troppo fitta, come stavo dicendo io, come dico non... Una semina non troppo fitta. E poi le coste, cosa si può fare? Allora, ci sono tantissime teorie sulla costa. Ci sono tantissime teorie sulla costa, cosa, come farla, se lasciarla una volta seminata, lasciarla così, andare a tagliarla e quindi fare una costa da taglio, oppure se andare a trapiantarla, questo dipende da ognuno di voi. E se la trapiantiamo ovviamente potrebbe venire una costa più grossa, quindi viene un cespo più grosso e la trapiantiamo e poi possiamo fare due o tre tagli. Se la lasciamo lì viene una costa più tenera che si può sfalciare, quindi tagliare, e poi si può andare anche a sempre mangiare fresca o farla in padella, insomma farla come ognuno vuole. Io adesso le lascerò qui, le interro tutte quante, i semi li interro, poi successivamente posso andare a... Scusate, che passo davanti. Successivamente posso decidere se trapiantarle o se lasciarle qua. Ecco, questa è una cosa che si vedrà col tempo. Ok, vedete come sto facendo proprio, sto chiudendo i solchi che ho fatto prima proprio per cercare di interrarli sempre il più possibile, ecco. Ovviamente mi sono tenuto da parte anche un po' di compost da poterli mettere sopra spolvero, perché ovviamente il seme della costa è molto più grande rispetto a quello dell'insalata va subito sotto terra. Invece quello della costa è molto più grande, quindi cerchiamo di, se vediamo dei semini, cerchiamo di coprirli bene. Ok. Eccoci qua. Questo è il quanto del lavoro fatto, non mi resta altro che lasciare ora dare una bella bagnata molto, molto potente, poi lasciare tutto quanto lì fermo così com'è, aspettare che germinino e basta, ecco. Ovviamente per discorso caldo, freddo, temperature troppo calde, troppo fredde, o magari per uccelli, pensando bene che gli uccelli vanno a rovinare tutto il nostro lavoro, dovrò anche andare a ripristinare tutta questa copertura, ma più o meno vedete, vediamo se adesso ritorna, più o meno questo è il quanto che io adesso, scusate tanto che sistema, ma questo è ancora abbastanza funzionante, che mi permette che gli uccelli non entrino, mi permette che gli uccelli non entrino all'interno del, come posso dire, non entrino all'interno della copertura. Adesso io apro per dargli acqua, li
gli do l'acqua e poi vado a ricoprire il tutto. Ecco, niente, spero che questo piccolo e breve video vi sia stato utile, che vi ho fatto vedere come, vi ho fatto vedere che ho seminato io. Chi semina raccoglie, e ovviamente per avere ortaggi buoni, sani e freschi dobbiamo utilizzare i giusti concimi, cioè dobbiamo usare i giusti terricci, le giuste concimazioni. Quindi utilizziamo concimazioni organiche, compost, estallattico oppure humus di lombrico, e niente, le nostre verdure verranno più buone. Dopo le fiate tutto, alla prossima.